Salve smappi belli e benvenuti in un nuovo video. Il video di oggi è il video dei preferiti di dicembre che arriva con un enorme ritardo e che quindi comporterà anche un enorme ritardo nel video dei preferiti di gennaio. Ma non perdiamoci in chiacchiere, i preferiti di dicembre sono pochini, devo dire la verità, ne saranno 3 o 4, quindi forse questa è la volta buona che avremo un video breve e in cui non vi annoierò praticamente stracciandovi gli intestini fino proprio alla morte cerebrale. Quindi direi di partire subito col primo preferito del mese. Ovviamente, come al nostro solito, parliamo con il libro del mese, che è stato Viva la vita di Pino Cacucci. Che bello il cellulare che riconosce la luminosità automatica. Questo è stato uno dei libri più belli che ho letto a dicembre. Se avete guardato il wrap up sapete che in realtà non ho letto moltissimo. Alcune letture sono state belle, altre non tanto, alcune mi hanno un po' lasciata esterrefatta, tipo la famiglia Fang, e che Tower of Dawn non l'ho finita a dicembre. Infatti ve ne parlerò nel wrap up di gennaio. Per quanto riguarda Viva la vita di Pino Cacucci, appunto come vi dicevo già nel wrap up di dicembre, è una sorta di trascrizione dell'intervista a Frida, che parla di sé, del suo amore per Diego, è una sorta di approfondimento sull'autrice. Io sono sempre stata affascinata dalla figura di Frida, nonostante non l'abbia mai approfondita più di tanto. L'unica cosa che possedevo era il picture book della Hope Edizioni. Poi avevo visto il film con Salma Hayek e Molina, Alfred, non mi ricordo mai come si chiama, comunque Molina. E quindi sono sempre stata affascinata dal perché Frida fosse così innamorata di Diego, ma soprattutto come avesse trovato dentro di sé una forza tale da sopravvivere a quello che comunque le era capitato, come l'incidente che l'ha praticamente ridotta in poltiglie, che probabilmente, non lo so, nessuno di noi sarebbe sopravvissuto. Forse chissà quale santo in paradiso la stava proteggendo per far sì che una tale mente geniale continuasse a vivere e arrivasse ai giorni nostri praticamente. Vabbè, sto charlando, sto proprio straparlando, insomma. Comunque mi è piaciuto veramente un sacco. E io ho dato addirittura 5 stelline su 5 su Goodreads. È stato uno dei migliori libri del 2017. Passando a un altro preferito, vi mostro questo zainetto rosa. Questo zainetto rosa che io ho comprato su AliExpress per la modica cifra di 10 euro. Costava 25 e io un giorno ad agosto l'ho trovato a 10,99 euro. Che facevi? Non lo compravi? Ed è rosa, naturalmente. È un po' la copia tarocca del Fjällrävenkanken, però è un po' diverso perché ha questa chiusura qui che è tipo rigida. Cioè questa cosa che c'ha due ferri, c'ha un ferro così e un ferro così che la rendono abbastanza rigida. Dentro è una sola tasca unica, la metto per andare al lavoro e dovreste vedere quanta credibilità ho io che arrivo in cantiere con lo zainetto rosa e tutti che credono che io abbia 18 anni. Però non fa niente, questo è l'importante. Viva la giovinezza sempre, comunque mi trovo benissimo. Mio padre dice che non dovrei portarmelo in giro perché si sporca, ma sì cazzi, costa 10 euro, ti pare che esco col Fjällräven per andare sul cantiere? Assolutamente no, perché ovviamente mi hanno regalato quello alla laurea le mie migliori amiche, ma non lo userò mai per andare sul cantiere, piuttosto per i viaggi e per uscire, anche perché questo effettivamente lo sto distruggendo, però diciamo fa bene il suo lavoro. Nel caso vi interessi e nel caso io trovi il link, ve lo lascio qui nell'info box così potete acquistarlo. L'acquisto che più mi è piaciuto di questo mese, oltre a quell'enorme haul shoppingoso che magari vi linko nell'info box, sono state queste scarpe argentate di Bershka, che ho pagato tipo 12,99€ o 13,99€, non mi ricordo, ma ne costavano molto in più. Sono le scarpe più scomode del mondo, ragazzi, sono argentate, in realtà però ci sono volte in cui sembrano dorate e quindi mia mamma dice che secondo lei sono tipo pseudo cangianti, sono così, cioè hanno una strana forma, cioè tipo di qua sono aperte e di qua, ovviamente non vedete, fanculo, sono chiuse. Avendo il tacco molto spostato all'indietro, sono scomodissime, fanno male tantissimo, però sono oggettivamente belle. Tra l'altro mi ricordavano delle scarpe che io portavo da bambina e quindi non potevo non prenderle. Infatti, quindi, l'acquisto, diciamo, mio preferito di queste scarpe rientra appunto nell'haul che ho fatto prima di Natale, che è stata una delle cose che mi ha reso più felice, perché ovviamente da quando mi sono laureata, non lo so, sono impazzita e sto comprando una quantità di vestiti assurda, lo testimonia il fatto che ci siano già ben due video haul sul canale. E un altro preferito abbastanza randomico è stato quello di stare con le ragazze un paio di giorni, quando Gabriella è salita qui da noi a Natale, poco prima di Natale, abbiamo avuto modo di girare dei video insieme a casa di Chantal e credo che quella sia stata una delle giornate più divertenti di dicembre. Vi lascio il mio video nell'info box con loro, ma l'avrete sicuramente seguito per la reading chain,
No, la reading challenge, ogni volta dico reading chain. E quella è stata una delle cose più belle di questo mese perché mi sono divertita tantissimo, perché quando sale Gabriella, diciamo, abbiamo modo di vederci tutte quante insieme e questa cosa mi rende sempre tanto tanto felice. Un altro tra i miei preferiti di dicembre è stato praticamente un rossetto, che però non era un rossetto, è una matita di Wycon che io ho comprato appunto con il buono di Wycon che mi aveva regalato una mia amica per la laurea. Ve l'avevo fatto vedere nello spacchettamento, però io mi sono resa conto che questa matita non la trovo più. Ed è nuova, cioè l'avrò usata, sì, l'ho usata tutto il mese di dicembre, ok, però non è che una matita tanta, cioè uno la consuma tutto in un mese, quindi chissà dove l'avrò buttata, magari dice chissà in quale borsa, perché ho cercato in tutte le borse che ho usato ultimamente prima di fare questo video, non la trovo. Comunque era color amaranto. Credo di ricordarmi la linea, ve la scrivo comunque perché non è il matitone quello tipo Long Lasting Line Lip Liner, ma è proprio la matita quella da 2,50 euro a 2,90 euro, e il colore era amaranto numero 13 molto probabilmente. Nel caso comunque ve la scrivo nell'info box, mi dispiace non potervela mostrare, ma aveva più o meno il colore della mia camicia, che è un amaranto, un borgogna, un bordeaux, un marrone, non lo so, io con i colori faccio schifo. Infatti non a caso ogni volta che parlo di colori di rossetti arriva Iole che puntualmente mi scrive in direct: questo colore non è esatto, ma va bene. E quindi niente, per la prima volta potremmo veramente aspirare ad un video corto con quasi zero editing. Questo perché ho veramente avuto pochi preferiti a dicembre, nonostante sia stato un mese non di rinascita, però post laurea sono stata super calma, alla fine non dovevo fare niente. E forse è stato questo, ho solo dormito, sono uscita, ho fatto poche cose materiali, magari non ho ascoltato tantissima musica, non ho visto niente al cinema, forse ho visto Assassino sull'Oriente Express, che mi è piaciuto un sacco, devo dire la verità, però essendo l'unico film che ho visto, non posso reputarlo come il miglior film del mese perché è anche l'unico che ho visto, quindi per me non aveva senso inserirvelo. Detto questo, se il video vi è piaciuto, nonostante diciamo esiguo e breve, lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella qui sotto nel caso vi faccia piacere sapere quando pubblico un nuovo video. Vi ringrazio per aver guardato il video fino ad adesso, ci risentiamo nel prossimo, io vi mando un bacio, ciao ragazzi!